Grazie. Questo è tutto l'italiano che posso dirvi. Parleremo della cooperazione evolutiva, quindi all'alba del linguaggio. Il linguaggio essenzialmente è da sempre presente nei gruppi di umani moderni. Non si trovano mai esseri umani allo stato brado, per così dire, senza linguaggio. Anche nei casi eccezionali di gruppi che per qualche ragione si sono formati in assenza di linguaggio, esso fa inevitabilmente la propria comparsa nel giro di poco tempo. Alcuni esempi recenti di questa comparsa del linguaggio sono, ad esempio, le comunità di Soed in Nicaragua e in Israele. Nell'arco di alcune generazioni, tali linguaggi di recente formazione convergono verso i medesimi caratteri e la medesima forma dei linguaggi umani prevalenti. Il linguaggio essenzialmente non è mai presente nei gruppi di primati non umani e altri animali. Non si trovano scimmie allo stato brado con linguaggio. Anche nei casi eccezionali dei gruppi in cattività che sono fortemente esposti al linguaggio e sono espressamente addestrati al loro utilizzo, il progresso nell'acquisizione del linguaggio è, se tutto va bene, invariabilmente modesto. Il linguaggio non fa mai spontaneamente la propria comparsa nei gruppi non umani. A un certo punto della traiettoria dell'evoluzione umana e a un certo punto nel corso della nostra evoluzione rispetto ad antenati scimmieschi, i nostri predecessori hanno compiuto la transizione da scimmie prive di linguaggio a umani dotati di linguaggio. Ma cosa hanno gli umani di speciale? È stato talora argomentato da parte dei linguisti della scuola di Chomsky che è sufficiente la fusione, il merge, un piccolo cambiamento genetico nel cervello che accende un interruttore nel cervello e questo piccolo cambiamento ha dato ai nostri antenati un cervello preparato al linguaggio e tutto il resto è storia. Questa visione di un'evoluzione del linguaggio a balzelloni, per così dire, è sbagliata per vari motivi. Ad esempio, come dice Talerman nel 2014, anch'io l'ho sostenuto nei miei libri, vorrei però aggiungere un altro motivo per cui è errata. Un cervello preparato al linguaggio non è una questione di acceso o spento, non è bianco o nero, ma al tempo stesso non è nemmeno sufficiente per la comparsa del linguaggio. Supponiamo ipoteticamente di poter inoculare un gene specifico del linguaggio, che sia tramite appunto la fusione, il merge o altro, nel genoma delle scimmie. Il linguaggio a questo punto farebbe la propria spontanea comparsa fra queste scimmie geneticamente modificate? Non è scontato. E dubito che accadrebbe. Inoltre, i risultati dell'addestramento delle scimmie al linguaggio sono modesti, ma non sono nulli. Le scimmie imparano qualcosa, imparano a connettere i simboli ai referenti e anche ad utilizzarli in maniera comunicativa. Formano e utilizzano concetti e mostrano chiari intenti comunicativi. Si può discutere se chiamarlo o meno linguaggio, ed è certo molto distante dal linguaggio umano, in particolare appunto per l'assenza della sintassi. Dimostra tuttavia la presenza nelle scimmie di alcune abilità afferenti al linguaggio, ed è uno strumento funzionale di comunicazione che si colloca a un certo livello protolinguistico. I cervelli delle scimmie potranno non avere la gamma completa della predisposizione umana al linguaggio, ma hanno alcuni ingranaggi linguistici pertinenti. Sono forse in qualche modo un po' predisposti al linguaggio. Se però i cervelli delle scimmie sono preparati al protolinguaggio, perché mai fra le scimmie allo stato brado
non compare un protolinguaggio elementare, appunto, simile a quello che le scimmie praticano in laboratorio. Mancano evidentemente alcuni fattori chiave extralinguistici. Un cervello preparato al linguaggio non è l'unica cosa necessaria alla comparsa del linguaggio. Il linguaggio non farebbe la propria comparsa all'interno di un gruppo di ipotetiche creature dotate di facoltà di linguaggio umana in senso stretto, benché appunto simili alle scimmie quanto a psicologia e a comportamenti. Qual è quindi il fattore mancante? Se alle scimmie può essere insegnato un proto-linguaggio, come a Kanze e ad altre scimmie addestrate in laboratorio, allora la loro facoltà di linguaggio di per sé non manca di nulla di fondamentale. Dato però che possono acquisire il linguaggio solo mediante l'addestramento e non per conto proprio, il fattore mancante deve essere qualcosa che impedisce la spontanea comparsa del linguaggio, senza impedire al contempo l'apprendimento del linguaggio se viene insegnato. Ci sono un certo numero di rilevanti differenze tra gli esseri umani e le altre scimmie che possono avere a che fare con la comparsa del linguaggio. I neonati umani nascono con una propensione a prestare particolare attenzione all'input linguistico. Ascoltano il linguaggio, ascoltano i genitori, sono più interessati ad ascoltare il linguaggio rispetto ad altri segnali, così preparando il terreno alla successiva acquisizione del linguaggio. In secondo luogo, di nuovo i neonati umani iniziano a fare pratica nelle emissioni di suoni linguistici a partire dai 6 mesi, appunto con la lallazione. I bambini infatti fanno da da da, gu gu gu, ba ba ba. In questo modo addestrano la propria voce a parlare. Questo è legato al fatto che gli esseri umani sono molto bravi nell'imitazione vocale. Di solito siamo molto bravi ad imitare, le scimmie non lo sono. Le scimmie hanno un controllo del movimento del proprio tratto vocale che non è sufficiente, appunto, per imitare nuovi suoni. Quindi non riescono ad imitare le parole. Il linguaggio non è però necessariamente solo parlato. La lingua dei segni funziona benissimo. Magari qui c'è qualcuno che parla la lingua dei segni, qui oggi con noi. È un linguaggio che funziona molto bene e le scimmie hanno una manualità sufficiente e sufficientemente controllata da cavarsela appunto con la lingua dei segni. E sono in grado di imitare gesti e azioni, le scimmie appunto. Ma in particolare non se ne danno molta cura, quindi riescono ad imitare, ma l'apprendimento per imitazione tra le scimmie è molto limitato. Poi esiste quello che in tedesco si chiama Mitteilungsbedürfnis, cioè l'impulso umano a comunicare, il desiderio umano di comunicare, anche per comunicazione non strumentale, quindi la comunicazione per la comunicazione. Noi vogliamo comunicare, vogliamo raccontarci tutto quello che ci viene in mente. Ci piace comunicare. Gli umani creano attenzione condivisa quando comunicano, appunto fra 2 o più persone che sono tutte concentrate a fare la stessa cosa. Parlo di questo bicchiere d'acqua, ne parlo, anche tu lo guardi e la nostra attenzione è contemporaneamente sulla stessa cosa e possiamo comunicare riguardo la stessa cosa. Gli umani lo fanno tutto il tempo, lo fanno continuamente. È una parte sempre presente nella comunicazione sociale.
Le scimmie possono farlo nei laboratori, ma ancora una volta non se ne danno molta cura. Quello che manca è l'impulso. E poi c'è il pacchetto che si chiama prosocialità umana, cioè la propensione umana a essere cooperativi, disponibili e fiduciosi verso gli altri esseri umani. Gli umani in genere presumono che gli altri siano benevoli e disponibili. Le scimmie in genere presumono che gli altri non siano affidabili. Sia gli esseri umani che le scimmie hanno di solito ragione a supporre tutto ciò. Il linguaggio di certo è un sistema che viene appreso socialmente. Lo apprendiamo imitando gli altri all'interno di un contesto sociale, ma solo in un contesto sociale. I bambini non imparano il linguaggio dalla televisione. Alcuni linguisti, in particolare Noam Chomsky, sostengono che siano innate delle parti fondamentali del linguaggio, in particolare la sintassi. Ma anche i chomskiani concordano sul fatto che tutto il vocabolario e tutte le particolarità grammaticali di ogni singola lingua, quindi le differenze della grammatica tra lo svedese, l'italiano, il francese, vengono apprese socialmente da altri parlanti. Gli umani sarebbero anche in grado di inventare parole o di inventare linguaggi interi ex novo. Di solito però non lo facciamo. La stragrande maggioranza di noi ha preso gran parte del proprio vocabolario, la grammatica, da altre persone, in un processo appunto di imitazione sociale. Se non apprendessimo le parole dagli altri, il linguaggio non arriverebbe a imporsi come sistema di comunicazione e se l'apprendimento non fosse affidabile ed accurato, il risultato non potrebbe essere un linguaggio unitario, condiviso fra i parlanti. Vogliamo capirci. Pertanto, un prerequisito del linguaggio è l'apprendimento per imitazione sociale su larga scala, affidabile e ad alta fedeltà. L'apprendimento per imitazione è molto limitato fra le scimmie, possono farlo, ma anche in genere nemmeno i cuccioli di scimmia imitano molto le madri, né lo fanno con particolare precisione. I bambini imitano molto di più, iniziano ad imitare le espressioni del volto in età molto precoce, subito dopo la nascita, e continuano ad imitare qualsiasi cosa non appena hanno appunto la capacità motoria per farlo. Spesso imitano addirittura in maniera esagerata, con un'imitazione che travalica ciò che è utile dal punto di vista funzionale. Quindi sembra che i bambini, a differenza dei cuccioli di scimmia, abbiano proprio un impulso a imitare per il gusto di farlo. Gli umani sono collaborativi anche quando si tratta di imitare. Prepariamo immediatamente dei modelli affinché gli altri li possano imitare. Mostriamo deliberatamente ai bambini come fare le cose, glielo insegniamo. Le altre scimmie non insegnano. Questo porta a un apprendimento sociale cumulativo e alla formazione di sistemi culturali. Non solo appunto del linguaggio, ma anche altri aspetti della cultura. E questo accade fra gli umani, ma non fra le altre scimmie. Perché e come nell'evoluzione umana è comparso un apprendimento sociale efficace? Possiamo almeno dire quando è apparso, perché a un certo punto della storia, durante l'età della pietra, gli strumenti di pietra, gli utensili di pietra sono diventati
uniformi, si sono standardizzati, in modo tale che non sarebbe stato possibile senza un apprendimento sociale. E qui sto facendo riferimento alle asce acheuleane che sono apparse circa 1,5 milioni di anni fa e fabbricate appunto dall'Homo erectus. Per quel che riguarda appunto l'impulso a comunicare, in qualsiasi aggregazione sociale e umana tende a verificarsi più competizione fra i parlanti che fra gli ascoltatori. Quindi molte persone cercano di parlare all'interno di un gruppo, cercano di prendere la parola. Io ho il grande privilegio qui di avere appunto la possibilità di avere la parola di fronte a migliaia di persone. Le persone litigano per avere l'opportunità di parlare, si sforzano di fare sentire la propria voce, urlano più forte, quindi siamo dotati di un forte stimolo, di un forte impulso a condividere i nostri pensieri con gli altri e a informarli. Gran parte delle persone non ha uno stimolo altrettanto forte ad ascoltare gli altri, a riceverne informazioni. E io sono davvero grato a tutti voi perché siete qui e mi ascoltate. Noi competiamo per condividere le informazioni, non competiamo per le informazioni. Questo è davvero un paradosso, perché le informazioni sembrerebbero essere un bene prezioso. In altri contesti le persone pagano per le informazioni. Ma nei soliti, negli abituali contesti sociali ci comportiamo in maniera opposta. Dobbiamo ottenere qualcosa dalla condivisione sociale dell'informazione, qualcosa di più preziosa dell'informazione che viene condivisa. Quindi cosa ne ricaviamo? Anzitutto sicuramente un certo tipo di status sociale, perché delle persone che vengono ad ascoltarti rafforza il tuo status sociale. Gli ascoltatori ricavano un'informazione preziosa, a partire dal linguaggio. Il parlante ricava uno status ancora più prezioso. E quindi è forse questa la natura della transizione comunicativa, quindi ricavare uno status al fornire informazioni utili ha a che fare con la nostra prosocialità, con la predisposizione generalmente disponibile. Le scimmie, al contrario, ricavano uno status in modo diverso. Gli scimpanzé ci riescono facendo mostra di predominanza. Si mostrano potenti, si mostrano aggressivi. Gli umani ci riescono facendo mostra di informazioni. Mostriamo le nostre capacità cognitive e comunicative e anche appunto all'essere disponibili, all'essere utili. Gli umani usano questo, ma usano in qualche modo anche la predominanza, soprattutto i giovani. Ma anche fra i giovani, una buona parte dei giochi di predominanza si risolvono col verbale, non nel fisico. Quindi usano insulti arguti invece che pugni. L'impulso a comunicare richiede un sistema di comunicazione, ma non richiede necessariamente un linguaggio. La comunicazione che imparano le scimmie è sufficiente per avviare l'impulso di comunicazione se c'è la predisposizione. I bambini evidenziano l'impulso a comunicare non appena dispongono dei mezzi, anche quando hanno davvero a disposizione poche parole. I bambini tipicamente indicano le cose. Papà, guarda, un uccello. Tutti i bambini fanno cose del genere. E scimmie come canzi, che sono state addestrate, sono in grado di dire le stesse cose. Solo che a loro non interessa farlo.
Vorrei legare questo aspetto con quello che viene chiamato il paradosso del mentitore, del bugiardo, un altro paradosso nella comunicazione umana. Nella comunicazione, appunto, si evolve in un sistema di segnali dispendiosi, per cui è difficile mentire. Un cervo maschio, come questa alce che vedete qui, comunica la propria qualità per l'accoppiamento, comunica quanto è forte, quanto è grande, tramite le proprie corna. È un segnale necessariamente onesto, perché un individuo, un cervo più piccolo, più debole, non può permettersi di farsi crescere appunto questo palco di corna o di portarlo in giro. E ci sono delle buone ragioni evolutive di questi segnali dispendiosi, perché i segnali più economici possono essere sfruttati dai mentitori, dai bugiardi, nel senso di, per esempio, fingere di essere grande e forte. In questo modo nessuno presterebbe attenzione ai segnali economici, e questo conduce evolutivamente allo sviluppo di un'onestà che viene forzata da segnali dispendiosi. Il linguaggio umano è un'eccezione che viola questa logica evolutiva. Parlare è economico, mentire è facile. Naturalmente, voi non mentireste, ma sapete che altre persone lo fanno, giusto? Noi naturalmente facciamo attenzione a ciò che diciamo e in genere facciamo vicendevole affidamento sul fatto che l'altro non menta troppo. Non si sarebbe potuto sviluppare evolutivamente nulla di simile al linguaggio se in genere non ci fossimo fidati l'uno dell'altro a priori. E di nuovo, questo ha a che fare con la nostra prosocialità e ribadisce il fatto che si tratti di un prerequisito del linguaggio. Quello che dicevo prima, appunto, rispetto al fatto di ricavare uno status tramite l'informazione, da informazioni veritiere, e questo serve anche quindi a uscire dal paradosso del mentitore. Come ho già indicato, gli esseri umani sono molto più disponibili l'uno verso l'altro di quanto non lo siano le altre scimmie. Siamo anche molto più fiduciosi rispetto alle altre scimmie, siamo altruisti in maniera molto maggiore e ci aspettiamo che anche gli altri lo siano altrettanto. Ciò non significa che le persone non siano mai egoiste, ma che non sempre le persone sono egoiste. Le persone spesso agiscono in maniera altruistica anche nei confronti degli estranei, e perfino quando questo comporta uno svantaggio nell'immediato. L'origine evolutiva di questa linea altruistica nella natura umana è difficile da spiegare. Sull'evoluzione dell'altruismo esiste una copiosa letteratura scientifica. Essenzialmente l'altruismo si evolverebbe solo in circostanze molto particolari. Il problema principale è che un traditore egoista può mettere in pericolo un gruppo di altruisti. Quindi delle contromisure sono necessarie per difendersi dai traditori. Ci sono alcuni modelli guida dell'evoluzione dell'altruismo. La selezione fra parenti e l'altruismo fra congiunti funziona bene. Le formiche e le api funzionano così, collaborano così. Questo però non ci aiuta a spiegare come mai aiutiamo gli estranei. Poi c'è la selezione di gruppo. L'idea è appunto che l'altruismo all'interno del tuo gruppo lo rende più competitivo e più forte rispetto ad altri gruppi. E richiede però delle misure contro i traditori, contro chi mente, o alcune
deroghe. Non spiega però come mai aiutiamo chi non fa parte del gruppo. Poi abbiamo infine l'altruismo reciproco. Tu gratti la mia schiena, io gratto la tua. Questo funziona in linea di principio, ma in natura è raro. E anche in questo caso non ci spiega l'aiuto agli estranei. Nessuno di questi modelli è sufficiente da solo a spiegare la prosocialità umana, che implica appunto gli aiuti che noi forniamo agli estranei. Potrebbe aiutarci la presenza di un giusto tipo di controllo sociale che conferisce uno status elevato alla disponibilità e all'affidabilità e un pessimo status invece ad imbroglioni ostili. Ma come si fa a sapere se un estraneo è affidabile? Grazie al linguaggio, con la comunicazione, si riesce a scoprire dalle reciproche conoscenze se altri possono garantire per persone che loro conoscono ma noi non conosciamo. Questo tipo di informazione sociale, essenzialmente parliamo di pettegolezzi, risultano essere molto preziose. Quindi ha senso conferire uno status elevato a chi si dimostra utile elargendo tali informazioni. È difficile però fornire informazioni dettagliate senza linguaggio. E questo ci pone in una situazione aporetica. Come dicevo già prima, la prosocialità è infatti un prerequisito necessario per il linguaggio. Adesso però salta fuori che evidentemente il linguaggio è un prerequisito necessario per la prosocialità. Quindi o la prosocialità o il linguaggio hanno avuto inizio l'uno in assenza dell'altro. Dobbiamo anche domandarci a cosa serva la prosocialità. Certo, è bello naturalmente che le persone siano disponibili, ma qual è il vantaggio darwiniano che ha spinto l'evoluzione della prosocialità? Tradizionalmente veniva evocata la cooperazione nella caccia, così come la competizione tra gruppi, che rende la cooperazione all'interno del singolo gruppo il segreto del successo. Vorrei appunto però argomentare, seguendo Sarah Blaffer Hardy, che la cooperazione nella cura e nell'accudimento dei bambini è altrettanto importante. Una madre scimpanzé si prende cura e provvede al proprio piccolo da sola, senza alcun aiuto, 24 ore al giorno, fino a quando il piccolo è grande abbastanza per gestirsi da solo, cosa che richiede circa 5 anni. Questo però significa che una scimpanzé non può avere figli più di una volta ogni 5 anni, perché è impossibile gestire appunto più di un piccolo alla volta. Le madri umane invece trovano aiuto. Il padre aiuta la nonna, le zie, le sorelle. La cura cooperativa dei bambini è onnipresente in tutte le società umane e grazie a tutto questo aiuto gli umani, allo stato brado, tra virgolette, possono avere figli più o meno ogni 2 anni. Quindi una donna può avere il doppio dei bambini rispetto a una scimpanzé nel corso della propria vita e si tratta di un enorme vantaggio darwiniano, che appunto da solo può spiegare molto della differenza nel successo evolutivo rispetto appunto a quello che è stato il nostro successo e quello delle altre scimmie. La cura cooperativa dei bambini porta a un'impennata darwiniana, a un'esplosione di popolazione, ma la cura cooperativa del bambino appunto richiede sia che gli altri siano disponibili, che si rendano utile, ma anche che la madre si fidi abbastanza ad accettare l'aiuto e permettere appunto che gli altri tengano il suo bambino. In altre parole, la cura cooperativa del bambino richiede la prosocialità e fornisce un impulso evolutivo plausibile per l'evoluzione della prosocialità. Adesso abbiamo gran parte, quindi, dei componenti necessari per un sistema di cicli di feedback che sono in grado di fare sorgere tanto il linguaggio quanto la prosocialità. Guardate appunto questi colori che torneranno anche nella prossima slide.
Quindi la cura cooperativa richiede la prosocialità ed è un vantaggio darwiniano quando funziona molto forte. La prosocialità richiede fiducia e quindi se si va oltre la cerchia dei parenti stretti, la fiducia richiede controllo sociale. Il controllo sociale è molto facilitato dal linguaggio perché ci aiuta a giudicare gli altri basandosi non solo su quello che, di cui si è testimoni direttamente, ma anche sulla reputazione, i pettegolezzi, il capitale sociale degli altri. E il controllo sociale è molto facilitato dall'apprendimento sociale. Quindi si impara dagli altri come comportarsi, si impara che bisogna essere disponibili e si impara rispetto agli altri, si impara di chi fidarsi. L'apprendimento sociale è molto facilitato dal linguaggio e il linguaggio infatti richiede prosocialità e apprendimento sociale. Qui ho inserito tutte le componenti in questo piccolo diagramma con delle frecce che mostrano in che modo si supportano l'un l'altro in questa sorta di ciclo di feedback. Una volta che si comincia, quando si comincia e questo ciclo si attiva, si rafforzano l'un l'altro e quindi l'aspetto importante è fare partire, mettere in moto il ciclo. Però per chiudere il cerchio serve anche qualche fattore aggiuntivo. Ci torneremo a questo diagramma con l'aggiunta di altri componenti che aggiungeremo tra poco. Qui vorrei ringraziare tutte le levatrici, le ostetriche del mondo per averci aiutato a venire al mondo. Perché appunto tutte le nostre madri hanno ricevuto aiuto in questo senso. A differenza delle scimpanzé, perché appunto le scimpanzé partoriscono da sole, si nascondono attivamente dal gruppo quando partoriscono, perché non possono fidarsi che gli altri nel gruppo non uccidano il piccolo, il cucciolo. Questo funziona per loro, in quanto morirebbero molti più cuccioli se nascessero nel gruppo. Le donne invece partoriscono circondate da persone che le aiutano ed è funzionale per noi, in quanto molti più neonati e molti più madri morirebbero se il parto fosse solitario. E ci sono due motivi principali per cui questa cosa si svolge in maniera così diversa. Quindi da una parte ci sono dei cambiamenti evolutivi, delle pressioni evolutive che convergono ad aumentare il bisogno di aiuto da parte degli umani. Abbiamo la camminata eretta, appunto camminiamo su due piedi. Questo ha cambiato la struttura del bacino. Gli esseri umani sono diversi qui, appunto hanno i fianchi più stretti rispetto agli scimpanzé. Questo migliora la corsa bipede, ma rende molto più stretto il canale del parto. Al tempo stesso, l'aumento della dimensione del cervello. La testa di un essere umano, di un bambino, di un neonato è molto più grande di quella di uno scimpanzé e quindi questa testa più larga deve essere spinta attraverso un canale del parto molto più stretto e quindi molto difficile. Credo che molte donne nel pubblico qui ci possono confermare che non è stato un grosso divertimento. E poi c'è il fatto che gli esseri umani non si arrampichino più tanto sugli alberi, le nostre braccia sono più corte, sono diventate più corte e più deboli delle braccia di una scimpanzé.
E questa è una differenza pratica, nel senso che le madri scimpanzé hanno le braccia sufficientemente lunghe e sufficientemente forti, e in questo modo la scimpanzé può essere la propria stessa levatrice. Questo per un essere umano è molto più difficile, ovviamente. Ci si può arrivare, ma non hai la leva sufficiente. Di tutti questi cambiamenti anatomici resta traccia nei fossili. Questi cambiamenti hanno avuto luogo nell'uomo habilis circa 1,5 milioni di anni fa. Questa infatti fu la prima specie ad avere proporzioni umane e pertanto quindi a necessitare di aiuto da parte delle levatrici durante il parto. D'altra parte, ci sono stati cambiamenti nella struttura del gruppo e quindi i cambiamenti hanno facilitato l'aiuto. Le madri scimpanzé hanno buone ragioni di non fidarsi di altri membri del gruppo. L'infanticidio è infatti molto comune e i piccoli devono essere sorvegliati costantemente. Questo perché le femmine di scimpanzé emigrano verso un nuovo gruppo intorno alla pubertà, un gruppo dove di norma non conoscono nessuno e di solito non hanno parenti vicini, di solito quando devono partorire. Gli umani in genere vivono in famiglie allargate, abbiamo parenti accanto. In tutte le società tradizionali i parenti sono sempre vicini. E qui possiamo parlare della selezione dei parenti, che rende l'assistenza al parto una soglia appunto verso la fiducia e la disponibilità. Alla nonna costa davvero poco aiutare la figlia a partorire. È quindi un grande valore per il nipotino. È facile fidarsi dei propri parenti stretti, i quali hanno appunto un interesse genetico nei confronti del neonato. Quindi senza assistenza al parto, l'evoluzione umana si sarebbe arrestata con l'Homo habilis 2 milioni di anni fa, senza ulteriore progresso possibile. Con l'assistenza al parto, invece, i corpi e i cervelli si sono potuti evolvere. Tanto il miglioramento della corsa bipede quanto il rafforzamento dell'intelligenza, appunto con un cervello più grande, tutto ciò ha comportato un considerevole vantaggio darwiniano, ma senza il parto assistito, quel vantaggio sarebbe stato più che neutralizzato dal maggior tasso di mortalità neonatale. Quindi la struttura del gruppo dei primi esseri umani, caratterizzata dalla disponibilità dei parenti, ha reso possibile il parto assistito e il parto assistito ha permesso l'evoluzione dei corpi e delle menti umane. Una volta che il parto assistito era diventato la norma, per i parenti stretti fu quindi naturale offrire ulteriore assistenza, ulteriore accudimento nel resto dell'infanzia e altrettanto naturale per la madre accettarla. Sto quindi facendo riferimento alla selezione dei parenti per fare decollare, per così dire, la prosocialità. La fiducia e la disponibilità iniziarono tra parenti stretti, dove entrambe le parti avevano un interesse genetico comune nel benessere della successiva generazione. Il sostegno reciproco ai figli tra parenti permise ciò che i biologi chiamano allevamento cooperativo, che aumentò il tasso effettivo di natalità grazie a un fattore sostanziale. A questo punto la madre infatti poteva avere un secondo figlio mentre il primo era ancora molto piccolo. Ed è anche piuttosto facile estendere l'aiuto a parenti più lontani. Condividere del cibo con i figli affamati il proprio cugino non è oneroso e probabilmente il favore verrà restituito a un certo punto quando il cugino avrà preso più cibo di noi.
ma i parenti lontani naturalmente hanno meno interesse ad aiutarti, quindi è necessaria maggiore fiducia. Nei piccoli gruppi affiatati in cui vivevano gli umani a quel tempo, più di 1 milione di anni fa, la maggior parte delle persone nel gruppo erano cugini a qualche livello. Quindi non fu difficile estendere la fiducia ai membri del gruppo in generale. Ma bisogna fare un'ulteriore considerazione. Una cugina acquisita non è affidabile quanto una sorella. Si poteva anche scambiare aiuto con altri genitori. Tu guardi mio figlio mentre io oggi vado a caccia, domani guarderò io il tuo. Questo è altruismo reciproco, che richiede una fiducia sostanziale, così come una forma di comunicazione di base. Le persone si devono accordare. Così le persone cominciarono a tenere traccia, per così dire, di chi era un aiutante affidabile e di chi non lo era. E se qualcuno aveva bisogno di aiuto, le persone ricordavano la loro esperienza passata di aiuto verso gli altri. Questa è una versione generalizzata di altruismo reciproco, quindi non solo reciprocità diretta, nel senso appunto di occhio per occhio, nel restituire i favori ricevuti, ma in un senso più ampio, prendendo in considerazione quanto si era stati disponibili verso terzi. La reciprocità generalizzata funziona molto meglio se non si deve fare affidamento esclusivamente sulle proprie osservazioni e sulle proprie esperienze. Qualsiasi informazione che si può ottenere da terzi sulle loro esperienze diventa molto preziosa. E questo aggiunge valore alla capacità di comunicare informazioni, soprattutto delle informazioni di riferimento su eventi passati e su altre persone. Con l'informazione disponibile da parte di terzi, le persone possono essere attendibili oppure no sulla base della loro reputazione, perché la reputazione è proprio questo, cioè ciò che gli altri dicono di qualcuno. Ciò ci sta portando verso il linguaggio, ma non deve essere inteso appunto come un pieno linguaggio grammaticale. Forse un sistema più semplice di comunicazione è sufficiente per iniziare, purché disponga dei mezzi per rivolgersi a terzi. Quindi una volta che i nostri antenati ebbero un sistema basato sulla reputazione per il controllo sociale tra parenti, che poteva tenere i traditori fuori dalla famiglia, quel sistema poté essere esteso anche per gestire i non parenti. E in questo modo la fiducia e la disponibilità poterono essere estese a chiunque avesse una reputazione appunto nota per la propria disponibilità. Voglio legare questo con un gioco noto come il dilemma del prigioniero. Di solito gli esseri umani sono disponibili verso i completi estranei che non hanno mai incontrato prima e mai incontreranno di nuovo, quindi con degli estranei, senza reputazione. E vorrei legare questo a quello che viene legato alla teoria dei giochi, che viene descritto appunto come il dilemma del prigioniero. In questo gioco i giocatori hanno la scelta di cooperare o di tradire, di disertare. Due cooperatori, quindi due giocatori che cooperano, si incontrano, ottengono un risultato migliore rispetto a due traditori che si incontrano. Appunto, ma se un cooperatore e un disertore si incontrano, il disertore guadagna ancora di più di due cooperatori. Quindi le regole di questo gioco sono combinate per assomigliare alla situazione di un gruppo sociale dove tutti guadagnano se tutti cooperano. Ma un traditore guadagna ancora di più sfruttando la cooperazione di altri. Si è studiato molto, sia in maniera teorica che sperimentale, su questo gioco e si è dimostrato che la strategia migliore
è di cominciare nell'essere gentili e nel cooperare nel primo round e poi di continuare a cooperare finché l'avversario fa la stessa cosa però. Ma se l'avversario ti tradisce, ci si deve vendicare, come dire, disertando nel turno successivo. Si tratta di un comportamento simile a quello umano. Anche noi generalmente iniziamo con l'essere gentili con le persone che incontriamo, ma ritiriamo la nostra fiducia in presenza di traditori e poi non cooperiamo più con loro. A questo punto abbiamo messo assieme tutti i pezzi. Abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono a spiegare la comparsa sia della cooperazione umana sia del linguaggio umano. E l'elemento centrale è il ciclo di formazione del linguaggio, così come lo chiamo io. Vedete, sono tornati questi quadratini colorati, nel quale la fiducia rafforza la prosocialità rafforza sia la comunicazione che l'apprendimento sociale rafforza la comunicazione, sia l'apprendimento sociale che la comunicazione rafforzano il controllo sociale e alla fine il controllo sociale chiude il cerchio rafforzando la fiducia. Questo ciclo ha il potenziale per diventare una spirale di feedback positivi, con tutte le componenti che si rafforzano reciprocamente l'una con l'altra, quindi fiducia e linguaggio. Ma nei primi stadi dell'evoluzione umana, la nostra vita sociale era probabilmente molto simile a quelle degli scimpanzé. Gli scimpanzé hanno di fondo zero fiducia e non tanto apprendimento sociale o controllo sociale. Hanno di certo alcune abilità comunicative e sono in grado di apprendere un po' di più. Ma le loro abilità vicine al linguaggio non sono usate allo stato selvaggio, perché sono assenti fiducia e prosocialità. Gli scimpanzé hanno il lato destro, non il lato sinistro di questo grafico, e quindi per loro il cerchio non prenderà mai avvio. Ma nei nostri antenati invece prese avvio e la chiave di volta fu l'assistenza al parto. Quindi a partire dall'assistenza al parto abbiamo ad avere tutta una serie di aiuti nella cura dei bambini che aumenta la fiducia e la prosocialità. E qui appunto scendiamo verso la parte sinistra, quindi rientra nel cerchio, riavvia il cerchio in modo che ricominci. E questo è uno degli effetti positivi di questo avvio. L'altro è che consente un allevamento cooperativo altamente efficiente, dando un enorme vantaggio darwiniano nella procreazione rapida e quindi nel conseguente balzo demografico, quindi l'esplosione della popolazione. Quindi una volta che c'è l'assistenza al parto, i due elementi si rafforzano, quindi continuando ad andare avanti nel ciclo, una volta che si è avviato, fino a quando appunto abbiamo un livello umano di fiducia e di affidabilità da una parte appunto del cerchio e abbiamo il linguaggio umano dall'altra parte del cerchio. Un risultato darwinisticamente importante del ciclo di formazione del linguaggio è il maggior aumento della fecondità causata dall'allevamento cooperativo. E questo ci ha reso più efficienti, ci ha reso appunto dei cacciatori, raccoglitori più efficienti, eravamo di più, c'erano molti più figli. Quindi improvvisamente le persone potevano avere figli in maniera più veloce, molti bambini sopravvivevano, portando quindi a un'esplosione, quindi a un balzo della popolazione. E per
definire appunto il tempo di quando questo è avvenuto, nella preistoria umana possiamo osservare tre salti demografici, tre episodi in cui la popolazione umana improvvisamente si è espansa rapidamente. Primo momento, con l'Homo erectus, intorno a 1,5 milioni di anni fa. E gli antichi fossili preumani come Homo habilis erano rari ed erano limitati all'Africa. Ma quando comparve l'Homo erectus, la specie si espanse in un istante archeologico dall'Africa e riempì il vecchio mondo, dall'Italia fino alla Cina e all'Indonesia. Il secondo punto è l'Homo sapiens, la nostra specie, che comparve in Africa, si diffuse in Africa rapidamente, poi, intorno a 50,000 anni fa, l'Homo sapiens si diffuse a partire dall'Africa, così come aveva fatto l'Homo erectus, intorno a 1,5 milioni di anni fa. Ma l'Homo sapiens scalzò i Neanderthal residenti e altri discendenti erectus in Europa e in Asia. E i nostri antenati rapidamente avevano invaso tutti i continenti, tranne l'Antartide, e tutte le altre specie umane erano estinte, tranne alcuni ibridi. E la terza esplosione demografica avvenne con l'avvento dell'agricoltura. L'invenzione dell'agricoltura intorno a 10,000 anni fa, la rivoluzione neolitica, rese possibile il sostenere e supportare una popolazione molto più grande sulla stessa superficie. Questo condusse a una rapida crescita della popolazione, alla comparsa delle prime città e degli imperi, portando, appunto in ultima analisi, alla moderna civiltà e all'attuale popolazione del mondo di più di tanti miliardi di persone. Quale di questi salti demografici quindi fu causato dal ciclo di formazione del linguaggio? Quindi questo ci dirà qual è il momento di un'immersione del linguaggio originale. Il linguaggio di per sé è invisibile archeologicamente, non ci sono espliciti fossili del linguaggio, perlomeno non fino all'invenzione della scrittura, che avvenne molto dopo gli eventi di cui stiamo parlando qui oggi. La prosocialità è in qualche modo anch'essa invisibile, non ci sono fossili utili. Ma tutto il ciclo di formazione del linguaggio cresce in maniera unitaria, appunto una volta che il cerchio prende avvio. A questo punto si trova una prova fossile di tutti i componenti ed è sufficiente appunto per desumere e capire tutto il resto. Noi abbiamo prove fossili per alcune di queste sue parti. L'Homo erectus aveva evoluto le proporzioni degli arti umani moderni e la struttura del bacino, devono aver avuto bisogno dell'assistenza al parto 1,5 milioni di anni fa, al momento appunto del primo balzo demografico. E vi è ampia evidenza indiretta che il linguaggio fosse presente nei neandertaliani, e se è presente nei Neanderthal e nell'Homo sapiens, era presente anche nell'antenato comune, cioè Homo erectus. Pertanto la lingua precede tutto, quindi tranne il primo salto demografico. E in terzo luogo, un apprendimento sociale accurato e affidabile era presente nell'Homo erectus dal tempo del primo
balzo demografico, come mostrato appunto dalle asce acheuleane che avete qui nella slide che potete vedere. E c'è anche una ricostruzione di un ragazzo di Homo erectus. Tutte e tre queste voci sono coerenti con il primo balzo demografico, ma non con gli altri due. Questo ci indica decisamente che il ciclo di formazione della lingua iniziò il suo movimento a spirale intorno a 1,5 milioni di anni fa. Sia il linguaggio che la prosocialità erano presenti nell'Homo erectus come due componenti dello stesso più grande pacchetto umano, per così dire, con la cooperazione e la disponibilità come colonna portante. E il resto è storia.